Ciao a tutti ragazzi e bentornati su StarCraft 2 Legacy of the Void in multiplayer. Oggi sono con i Protoss e sono contro un avversario Zerg. E vediamo un po' di fare bene. Spero almeno di riuscire ad eseguire la strategia che ho in mente oggi. Che praticamente dovrei utilizzare i Templari Oscuri, anche se attualmente non sono ancora riuscito. O meglio, una l'ho vinta, però il resto diciamo che non è andata poi così tanto bene. Quindi spero di riuscirci, anche perché mi piacerebbe mettere qualcosa di diverso da Terran nel canale, anche perché poi rischia di diventare un po' noioso, anche se non lo so fino a che punto a voi dispiacciono le mie partite con i Terran, anche perché sto migliorando molto, prima o poi arriverò a fare anche delle classificate, almeno spero quanto prima, fino a quando almeno non mi sentirò sicuro e fino a quando non riuscirò a fare dei drop decenti, anche perché ancora non mi sento per niente poi così tanto al 100% di fare cose del genere. Ok, comunque concentriamoci un attimo sulla strategia qui. Prendiamo subito un po' di gas, proseguiamo. Ed è anche difficile, devo ammettere, parlarvi un po' della strategia e allo stesso tempo fare svariate azioni qui da queste parti. Quindi magari ogni tanto mi capiterà di stare zitto, però è solamente perché mi sto concentrando abbastanza. Quindi andiamo da questa parte. Spero di riuscire ad applicare anche le strategie difensive se sono necessarie. Allora, qui. Oh no, non dirmi che ti sei bloccata. Best pilone ever. Fantastico. Quindi c'è una sonda veramente ferma qui che mi romperà le scatole per il resto della partita. Però, per fortuna l'ho messo così e è tutto a posto. Quindi, andiamo al prossimo gas. Poi non capisco perché. Zergling già in arrivo. Come temevo, faccio uno zelota. Nucleo della nave madre. Vai, 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 vai. Però ancora non mi sembra che stia andando per velocità degli Zergling, almeno così mi sembra. Ok. Oh no. Vabbè, non dovrebbe riuscirci a uccidermi tutto, no? Vai, vai. Ok, sei sul gas. Buono, sono riuscito ad evitare di farmi massacrare da 4 Zergling che sono arrivati abbastanza presto. Però va tutto bene, va tutto bene. Vediamo un po', questa volta sono andato per i portali piuttosto che per altro. Nave madre, please, help. Andiamo, ok. Via, show. Cacciate via quei piccoletti. Ok, fabbrica robotica. Tu rimani qui e sorveglia l'entrata. Ok, molto bene. Facciamo altre adepte magari, perché sarebbero un po' più utili contro gli Zergling. E poi vorrei andare a prendermi l'espansione magari. Non sarebbe male. Oh shit, accidenti, devo aver combinato un piccolo fracasso con il punto di incontro. Però vediamo. Oh oh. No. No, sondina. Corri, scappa, ci sono i Ling. Ok, prendi l'espansione. E poi muori. Ok, perfetto. Diciamo che hai fatto ciò che dovevi fare. Ok. Adesso altre dette, please. Poi mi servirà l'osservatore. Uno però, grazie. Due, onestamente, sono di troppo. Tu vammi a fare un pilone qui che lo utilizzerò in maniera difensiva. Ok, per ora va tutto abbastanza bene. Vorrei andare ai Templari Oscuri, ma in questo momento voglio pensare a non morire magari, ragazzi, perché ho visto che solitamente se poi mi impuntavo troppo nel cercare di fare solamente quella strategia, poi mi ritrovavo sempre praticamente morto. Quindi sinceramente vorrei arrivare a un punto in cui io possa anche magari difendermi e poi piano piano andare per i Templari Oscuri. Anche se ho provato molto questa build, purtroppo mi rendo conto che non funziona poi proprio benissimo contro persone che non siano computer. A meno che non siano proprio scarsi, potrei dire, non proprio nabbi. Ok, perfetto. Abbastanza un numero decente di adepte. Adesso andiamo avanti. Il concilio del crepuscolo, eccolo qui. Adesso il santuario oscuro. E poi proseguiamo
Ancora con qualche adepta. Voglio difendere al meglio. Non voglio avere niente a che fare con piccoli zergling che mi mangiano la vita. Ok, vediamo un po' cosa sta facendo il mio avversario in particolare. Sta facendo mutalische, sono fregato. Probabilmente. Magari proverò a fare anche un immortale, non sarebbe male. Sempre per questioni difensive. Però vorrei anche andare adesso per qualche stalker, cioè qualche persecutore, per avere un po' di contraerea in caso di problemi. Vediamo. Dai. Santuario oscuro comunque dovrebbe finire al momento, quindi avrò bisogno del prisma dimensionale. Arrivo a 200 e poi lo faccio. Vediamo un po' qui cosa c'è. Cosa mi dici, osservatore? Sta andando adesso a Tana. Non è male come cosa. Però questo significa che potrà fare i custodi. Blatt. Non un gran numero di essere. Quindi momentaneamente sono a posto. Ora mi serve un po' di accelerazione qui. Vado con il blink in caso. Faccio qualche foggia. E poi un altro pilone per avere una doppia energia qui. In caso che ne distruggano uno c'è l'altro. Ovviamente i piloni li sto già costruendo. Dov'è la sua seconda base? What? Non dirmi che non ha preso una seconda base. Cioè ha fatto un secondo vivaio lì. Ah, eccola. Ok. Cioè, ok, è un po' strana come cosa, ma va bene. Andiamo subito qui. Continuiamo intanto il nostro lavoro. Altri piloni, please. Da questa parte e da questa parte magari. Non sarebbero male, anche per avere visione di questa rampa. Ok. Voglio fare altri portali, tra parentesi, molti altri portali. Non lì, magari, prima che blocco completamente l'entrata della mia base per me e per lui. E poi mi seccherei. E poi voglio andare per la terza base a questo punto. E poi vado per i templari oscuri. Siamo pronti? Tre di questi. Magari aspettiamo un altro po'. Prima di cominciare il nostro primo attacco. Benissimo. Abbiamo un po' di pazienza, magari facciamo quanti più templari possibili. Magari non troppissimi, però un numero abbastanza decente per metterlo sicuramente nel panico. Speriamo. Ci siamo. Questi a che punto sono come costruzione? Eccoli qua. Uno e due. Eccolo qua. Benissimo. Adesso templari oscuri. Qui, qui spero che non mi veda. Ok. Andiamo. Don 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 don. E... oppla. Ciao base, arrivederci. Ok. Bene. Ho eliminato una sua espansione intanto per cominciare. Vediamo qui cosa fa. Meglio preparare delle difese. Che qui non hai fatto un granché. Qui invece che fai? Ah, chissà cosa succede se ti distruggo questo. Addio tecnologia. Niente sputa spore. Magari da questa parte. Ok, perfetto. Poi là probabilmente ora creperanno male. Però intanto io mi sto facendo abbastanza unità. Benissimo. Quindi adesso la sua economia dovrebbe essere ridotta un po' male. Non dico proprio tantissimo, ma un po'. Ok. Adesso voglio qualche altro portale. E mi preparerò all'attacco principale. Avrò bisogno di qualche sentinella. Ok, benissimo. Gas Vespene, please, ragazzuoli. Andiamo. Ok, prima o poi dovrebbe liberarsi anche quella sonda che è rimasta bloccata. Sì, infatti, prima o poi si libererà. Ok. E mentre che ci sono, c'è ancora questo qui, quindi posso fare ancora dei danni, magari. Perché no?
Andiamo da questa parte, te. Ok. Ah già, tu sei ancora quella bloccata. Ok. Qualche zelota quella. Vediamo un po' di girare per la sua base. Vediamo un po' se è provato a riprenderla. A quanto pare no. Vediamo, intanto preparo, diciamo, il gruppo di attacco serio, perché qui non ho un granché come unità. Sono troppo lento in generale a fare unità con i Protoss. Proprio sono una cosa scandalosamente scarsa. Beh, per fortuna non è una cosa che poi succede così tanto spesso con i Protoss, no? Almeno. Beh, spero un giorno di migliorare. Ok, ciao. Arrivederci. Ok, andiamo con la navetta e proseguiamo. Sono qui. Va bene. Voglio qualche altro di questi. Bene. Sta andando abbastanza bene, secondo me. Vediamo. Spero di non farmi ammazzare tutto l'esercito al primo combattimento che mi ritrovo. Vediamo un po'. Eccola, una parte del suo esercito, a quanto pare. Vediamo. Salvatore, cosa mi dici? Si stanno muovendo? No. Mutalische, come prevedevo. Surprise, motherfucker! Sì, sì, prendi l'espansione mentre io ti distruggo tutto ciò che hai. Mi sa che quel colpo di Templari Oscuri ha fatto un sacco di danni. Sì, ho come l'impressione di sì. Ok, adesso però devo fare attenzione perché c'ha tipo 864 impalatori qui. E voglio continuare a fare unità e lo chiudo, diciamo, in base per il momento. Osservatore, tu dimmi un po' se è andato a prendere qualche altra espansione qui. Io intanto con tranquillità mi vado a prendere, mi sa, una quarta base. Prima però finisco qui. Vado qua a prendermi quest'altra base. Bene. A quanto pare ho anche abbastanza sonde qui in base per prendere questa base. Quante volte ho detto base? 800.000 volte. Ok, perfetto. Non ha preso un'espansione, però ci stava pensando. Non so cosa stia aspettando a questo punto il mio avversario, perché non so fino a che punto possa battere tutto questo macello che ho, considerando anche che la sua economia praticamente non esiste. Zergling di certo non saranno la scelta migliore. No, l'accidenti, mi ero dimenticato. Vabbè, vendichiamo quel coso. Ok, andate e fate pezzi tutto. Ok, bene, ci sono riuscito. Diciamo che sono anche riuscito a utilizzare i Templari Oscuri per una volta. E vai. Ok. Quindi non mi dite che è un altro tizio che non vuole surrendare quando è il momento. Ah, dai, per favore. Non è divertente per me restare qui a guardare mentre praticamente ti sto massacrando tutto. Ok. Come vuoi. Come preferisci. Beh, diciamo che sono riuscito per una volta a difendermi. Diciamo che la piccola modifica che ho fatto alla build non è stata poi una scelta sbagliata. Aggiungere qualche portale in più per difendermi e fare qualche unità non è stata per niente un'idea sbagliata, devo ammettere. Molto bene, sono molto contento. Ok. Va bene ragazzi, spero che il video comunque vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, un commento qui sotto e iscrivetevi al canale per altri video che arriveranno molto presto. E soprattutto condividete con i vostri amici su Facebook, Twitter o dove preferite. Per il momento direi che da Exavian è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!